Ciao, come lo vuole andare a fare? Ore, no, no, tranquillo. Vent'anni di sogni, finalmente il sogno si è realizzato in un anno particolare. Ci mancherà tanto la sfilata, spettacolo dei Quattro Rioni, ma in compenso il 2020 lascerà questo museo, archivio, che è una cosa inedita e che meditavamo veramente da tanto tempo. Questo è stato possibile grazie all'incontro dell'Ente Festa dell'Uva e del Banco Fiorentino. Abbiamo avuto il sostegno di molte aziende, di molti commercianti, nonostante il periodo sia stato un periodo indubbiamente difficile, e lo è tuttora. Questa è una prova tangibile, interessante, che Banco Fiorentino ha potuto dare una mano in questa situazione, e vedo anche dal risultato che le persone ci sono, penso abbia avuto molto riscontro e spero che ne avrà ancora di più. Il museo è stato un progetto ambizioso che ha voluto appunto riunire insieme non soltanto l'aspetto storico, di cui appunto le etichette d'autore sono un approfondimento interessante, e i memorabilia, che è una sezione dedicata proprio a tutta la storia della Festa dell'Uva, e quello che è invece l'aspetto pratico. Quindi abbiamo cercato di raccontare non soltanto agli imprunetini, ma anche a chi la festa non la vive, quello che poi è la progettazione. Per ampliare la vastità di contenuti del museo è stato deciso di introdurre alcuni monitor multimediali. Si possono intravedere delle storie dei vari rioni e altri contenuti relativi a attività sempre legate alla Festa dell'Uva.
via.